scritto nel sangue, cioè da papà, la famiglia, i nonni, è un pezzo nostro, cioè di tutta la città. Non si può spiegare così. Non potevamo essere preparati. Per noi era un eroe, era un dio Maradona. Penso che ci vorrà molto tempo per dimenticarlo Maradona. Il giorno dopo Napoli in lutto, piange il suo campione, ma tutto il mondo ricorda il giocatore più bravo della storia. Maradona è quello che ha fatto sognare Napoli e i napoletani, con la sua genialità, con la sua unicità, quindi ci ha dato felicità. C'era uno striscione in Argentina, credo un anno fa, che diceva: non importa quello che hai fatto della tua vita, Diego, è importante quello che hai fatto per le nostre vite. La salma di Diego Armando Maradona è arrivata alla Casa Rosada, il palazzo del presidente argentino a Buenos Aires, dove rimarrà per la camera ardente fino a sabato. Centinaia di persone sono già in fila per rendere omaggio al Pibe de Oro, morto per un infarto a 60 anni. Un ricordo per Maradona anche da parte di Papa Francesco.